bentornati a Mattina Live. Dunque parliamo di sport e la cosa bella da informarvi è che lo sport campano continua a raggiungere dei grandi successi, dei prestigiosi riconoscimenti attraverso delle grandi testimonianze. Oggi qui a Mattina Live vi portiamo per l'appunto la testimonianza, perché è con noi Lino Silvestri, che da pochi giorni ha ricevuto tra l'altro dal presidente della Combox Città del Messico, Lino Nucci, la cintura WBC, che tra l'altro abbiamo l'onore di avere qui nel nostro studio a riconoscimento del grande lavoro sportivo e sociale svolto da 25 anni ed oltre con la sua Napoli Box. Ricordiamo che la Napoli Box è un presidio davvero importantissimo, un punto di riferimento valido per tanti ragazzi all'interno del quale ritroviamo disciplina, ritroviamo valori, ma soprattutto un modo per allontanarci da quelli che sono molti disagi anche sociali. Di tutto questo ne parliamo con appunto con Lino Silvestri. Complimenti, grazie per essere qui con noi Lino. Grazie a te Mario e saluto tutti i telespettatori. Ricordiamo anche i giovani della zona di Montesanto, no? Che comunque vedono in te un punto di riferimento. Qui abbiamo una cintura che tu hai ricevuto, un grande prestigio e un grande riconoscimento. Che dire, è bellissima, davvero mette davvero grande emozione, ma la tua emozione vogliamo conoscere in questo momento nel riceverla, perché sei l'unico in Europa ad aver ricevuto un premio, insomma, sì, il Maurizio, un simbolo così importante che va al di là, no? Maurizio Suleiman, che è il presidente della WBC, che ha sede in Sud America, che è colui che ha, diciamo, lui ha egemonia su 161 paesi al mondo ed è quello che dà queste cinture, che sono cinture di campione del mondo, per dire. Le cinture che ha ricevuto dopo la vittoria del mondiale Tyson Fury di qualche giorno fa, Floyd Mayweather, Sugar Ray Leonard, insomma è la più prestigiosa sigla professionistica al mondo. Questa cintura mi è stata consegnata per la mia attività sportiva e sociale e l'ha voluto fortemente Maurizio Suleiman che mi fosse venuta, fosse portata proprio in palestra. Ha voluto che Ciro Nucci, che è il rappresentante della Combox, portasse a Napoli proprio questa cintura e proprio a me, ed è un orgoglio di famiglia, perché come dice Franco Falcinelli, che è il presidente dell'AIBA invece, che sono i dilettanti mondiali, sto dando seguito a quello che ha iniziato mio padre dagli anni 50, che ha fatto 4 olimpionici. È un orgoglio di famiglia averla ricevuta. Appunto, è un orgoglio di famiglia, una serie di valori che tu riesci a trasmettere anche ai ragazzi. Prima parlavo di te quale punto di riferimento per molti ragazzi, giovani di Montesanto, che vedono nella box un viatico, ecco, un luogo da cui, ecco, rifugiarsi anche, perché siete riusciti a salvare letteralmente molti ragazzi dalla strada. Attraverso quali sono le testimonianze che raccogli, ma soprattutto gli insegnamenti che trasmetti a questi giovani? Allora, intanto noi siamo a via Ventaglieri, a Montesanto, nell'antichissima strada dei Ventaglieri. Da oltre 25 anni siamo lì e tutti i giorni accogliamo questi ragazzi che ci inviano alle municipalità, ma non abbiamo il segmento soltanto di Montesanto. Da noi viene tutta la città di Napoli e anche dalla provincia. Quindi noi trasmettiamo quei valori che lo sport del pugilato, ma come altri sport da combattimento, ancor più degli sport di squadra, appunto, quindi lo sport individuale, noi trasmettiamo ai ragazzi, cioè valori che sono, se li vogliamo, diciamo, tradurre nel codice civile, in realtà noi prendiamo la violenza della strada e la tramutiamo in... Da canalizzare. La canalizziamo nelle regole e quindi diventa un combattimento, cioè il superamento di una gara. Che ti ha spinto, cosa ti ha spinto nel preciso a fondare la Napoli Box 25 anni fa? C'è stato un motivo, ecco, la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso? Cioè, allora, io a casa mia da ragazzino ho sempre respirato aria e guantoni, perché mio padre è stato il maestro di tutti i campioni napoletani, quindi è stato per me facile, è stato fisiologico, insomma, prendere la strada di papà. E da allora poi mi sono specializzato, mi sono laureato in scienze motorie, ho preso dei titoli anche nel pugilato e siamo qui a questa... Hai menzionato papà, padre Geppino, che è riuscito ad essere, insomma, ad insegnare tanti ragazzi, è stato allenatore di grandissimi campioni. Certo, infatti la mia famiglia è una famiglia di allenatori proprio. Cosa ti ricordi, qual è un insegnamento che papà ti ha tramandato? Papà mi ha detto, solo ricordo l'insegnamento più importante, mi disse: Lino, se vuoi fare questo mestiere ricordati che o fai i soldi o fai i campioni. Io i soldi non li ho fatti,
però ci sono le soddisfazioni. C'è una grande testimonianza di prestigio che, ecco, è un bene che non ha valore economico, è davvero prestigioso, quindi è ricco, no? Si carica di significato simbolico, di grandi messaggi che in questo caso noi oggi vogliamo, no? Tramandare anche al pubblico, ma soprattutto a quei giovani che possono vedere il tuo percorso come valido punto di riferimento. Tra l'altro lo abbiamo menzionato, Ciro Nucci, l'allenatore, ecco, che tra l'altro è napoletano ma anche presidente della Combox Città del Messico, e che ha detto delle parole molto importanti. Abbiamo un'intervista, se possiamo ascoltarla con l'ausilio della regia, e poi ritorniamo qui su Studio Mattina Live. Sono anche lieto di poter fare un riconoscimento al figlio di un grande maestro che è stato lì, Geppino Silvestri, con il quale io mi sono allenato nell'epoca che facevo il pugile dilettante. Stiamo parlando degli anni 1957 e fino agli anni 61 sono stato qui a Napoli, ho fatto 19 incontri, mi sono ritrovato da dove sono venuto, e questo mi ha fatto un grande piacere. Questo riconoscimento lo faccio in forma ufficiale da parte del Consiglio Mondiale del Box World BC, che è il nostro presidente, licenziato Maurizio Sulaiman. Sono stato delegato, io ho fatto la richiesta di fare un riconoscimento a Napoli Box perché è la mia città e ne sono grato. Questo è quello che vengo, mi fa piacere vedere tanta gente che ho visto tanti anni fa, una struttura nuova, mi fa piacere anche questo, e vedo che speriamo che la box a Napoli abbia un risorgimento. Adesso ci sono tante promozioni, tanti sponsor, speriamo che questo serva. Beh, belle parole, un ulteriore riconoscimento, ufficiale. Cosa ti senti di dire? Mi sento di dire questo, che io poi ho parlato col presidente Ciro Nucci, e lui mi ha detto: Lino, se hai qualche talento e hai un ragazzo che è molto motivato, non avere nessun problema, avrai l'appoggio della WBC. Se tu hai un ragazzo di talento, vieni con lui in Messico, lo formiamo e poi lo portiamo in America a combattere. E a proposito di giovanissimi, quindi potremo vedere qualche ragazzo, qualche giovane promessa che nel prossimo futuro potrà indossare questa cintura? Sarebbe un orgoglio veramente ritornare in auge, perché Napoli è stata sempre a un certo livello, in questo momento un po' meno. Però sarebbe una grossa rivincita su quelli che pittano Napoli sempre con insomma, lo fanno diventare un quadro nero. Non è così, ci sono dei ragazzi ancora che vogliono fare dei sacrifici. Un ragazzo della Napoli Box sarebbe proprio bello, no? Un ragazzo della Napoli Box sarebbe ancora meglio, no? Perché certo, è il coronamento del mio lavoro. L'importanza anche del messaggio, siamo in ultime battute, dell'unione, dello sport, ma anche dell'aspetto sociale. Soprattutto nel periodo post-lockdown tanti ragazzi hanno voglia di riprendere il percorso, ma soprattutto di riprendere, no, quei valori che forse il lockdown li ha messi un po' da parte. Sì, difatti appena abbiamo aperto la palestra, ovviamente Green Pass permettendo, abbiamo avuto una grossa affluenza di ragazzi, tutti motivati e tutti, insomma, che si vogliono riappropriare anche della socialità. Dunque, con la cintura WBC noi ringraziamo Lino Silvestri per essere stato qui con noi, presidente che ha ricevuto, ricordiamo, dal presidente della Combox Città del Messico, Lino Nucci, questa cintura. Complimenti, ad maiora semper, e a presto con tantissime altre novità. Grazie. Grazie Mario, grazie.